Alleluia. Grazie, Padre. Io mi inginocchio qui. Sì, Signore, siamo qui davanti a te. Davanti a te, Signore. Abbiamo bisogno della tua grazia. Tu sei la verità. Alleluia. Mio Salvatore. Lavaci con il sangue di Gesù, Padre. Oh, alleluia. Per sempre canterò. Santo, santo, alleluia. Signore, ti ringrazio. Ti ringraziamo, Re di gloria, per la tua fedeltà, per il tuo amor, per il tuo amor. Oh, alleluia. Grazie, Padre. Gesù Cristo è morto. Salvezza. Su quella croce è morto perché io fossi libero. Grazie per la salvezza, alleluia. Io fossi libero. Grazie per la salvezza, Padre, per il sangue di Gesù, alleluia. Padre, un nuovo canto. Gesù Cristo, oh, alleluia. È morto per me. Grazie, Ramai Shekhi. Il mio peccato ha portato con grazie sé. Grazie per la croce, alleluia. Su quella croce è morto, oh, perché io fossi libero. Siamo liberi in te, alleluia. Io fossi libero. Siamo liberi nel sangue di Gesù. Io sono. Grazie, Padre, oh, per il grande amore, alleluia, che ci hai mostrato alla croce, Signore, al Calvario, oh, alleluia, alleluia, grazie, Signore, per quel grande sacrificio che ci ha liberato dalla condanna eterna, dal fuoco, Signore, dell'inferno, ci ha liberato, Signore, dalle passioni, dalle iniquità, Padre, grazie, perché per le sue lividure noi siamo stati guariti, l'agnello di Dio, oh, che toglie il peccato del mondo, alleluia, il figlio di Dio che
toglie il peccato del mondo, alleluia. Signore, ti adoriamo, alleluia. Ristora, rinnova, Gesù. Abbiamo bisogno di te, di un nuovo tocco, di una nuova unzione, alleluia, di una nuova purificazione. Padre, in questo momento ci prostriamo davanti a te, al trono della grazia, al tuo divino cospetto, Signore, ci umiliamo, alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Gesù, vogliamo alzare le mani. Oh, rama hashoterebe kenda rama kiketerebe shea. Alleluia, alleluia, vogliamo alzare le mani davanti a te, Dio vivente. Oh, Dio onnipotente. Oh, alleluia. Sono qui davanti a te, Gesù. Per te. Davanti a te, Dio eterno. Alleluia. Riempimi. Riempici. Profondità. Riempici. Ho fame di te. Col tuo spirito, Signore. Tu sei il pane della vita. Le mie mani. Oh, alleluia. Alzo a te. Mi arrendo. Sì, Signore. Alziamo le mani davanti a te. La mia vita offro a te. Mi arrendo. Alleluia, nel nome di Gesù. Oh, sì, Signore. Al tuo cospetto. Al tuo cospetto, Signore, ci inginocchiamo, ci umiliamo. Oh, Dio della gloria, El Shaddai. Alleluia. Eccomi. Alleluia. Sono qui, qui per te. Siamo qui per te, Gesù. Alleluia. Riempimi. Riempi la nostra vita. Profondità. Ho fame di te. Oh, Signore, alleluia. Le mie mani alzo a te. Di Gesù, Padre, alleluia, stendi la tua mano di liberazione, di guarigione, alleluia, stendi la tua presenza, alleluia. Grazia, più della tua presenza, voglio più del tuo spirito, Signore, più del tuo amore. Alleluia, intervieni. Oh,
rabai temi scott. Alleluia. Sì, Signore, mi arrendo. La mia vita offro a te. Alleluia. Mi arrendo. Alleluia. Sì, Spirito Santo, oh, vogliamo più della tua presenza, vogliamo più della tua gloria, alleluia, oh, alleluia, mi arrendo, più di te, Signore, più di te, Signore, vogliamo più di te, alleluia, più di te, Signore, amen, più di te vogliamo, più di te, alleluia, più di te, Signore, alleluia, Signore, alleluia, Signore, amen, Padre, vogliamo più di te, siamo assetati, Signore, siamo qui nella tua presenza, Padre, bisognosi di vedere un intervento dal cielo, Signore, sulle nostre vite, le nostre famiglie, i nostri parenti, Signore, che ancora, Signore, non ti conoscono o che si sono confusi con le bugie del diavolo. Signore, sgrida ogni male, alleluia, libera il cuore, la mente, l'anima oppressa, alleluia, Dio della gloria, Padre onnipotente, il Shaddai, oh, vai liberando, Signore, spezza le catene, Padre, oh, Dio della gloria, dove lo spirito c'è libertà, dove il tuo spirito c'è libertà, alleluia, Signore, noi prima di tutto ci umiliamo, Padre, sotto il sangue dell'agnello, ancora, Padre mio, in questa serata, vogliamo, Signore, avere, Signore, un cuore puro, alleluia, vogliamo avere un cuore, Signore, pulito davanti a te, un cuore integro, un cuore che può veramente gustare la tua presenza, Signore, alleluia, alleluia, io mi abbasso, oh, aramahai shoterebia, colebereshia, per questa ragione, Padre, piego le mie ginocchia davanti a te, per chiederti, Signore, potenza nello spirito, alleluia, alleluia, fortificaci nell'uomo interiore, Padre, fortifica i fratelli, le sorelle, Signore, fortifica la nostra vita spirituale, la nostra fede, facci essere consacrati, alleluia, facci essere, Padre, arresi a te, in spirito e in verità, oh, vogliamo alzare le mani a te, Signore, alleluia, e toccare il lembo delle tue vesti ancora questa sera per il sangue dell'agnello, oh, alleluia, per il sangue dell'agnello, per il sangue di Cristo, alleluia, ora mai shekete rebekea, abbiamo un avvocato presso il Padre, ti adoro, Padre, Abba, Padre, alleluia, Abba Padre, alleluia, intervieni in ogni richiesta questa sera, Signore, intervieni in ogni bisogno, aiuta, Signore, santificaci ogni giorno di più, Padre, te lo chiediamo nell'unità dello Spirito, alai jodechebreia, ale merekenda ramashi, ale mekou, alleluia, Donai Yeshua, intervieni nelle famiglie, intervieni, oh, nei matrimoni, nelle case, Signore, intervieni, Signore, rompi ogni legame del diavolo,
ogni gioco del diavolo, Signore, ogni bugia del diavolo la sgridiamo, Padre. Ancora in questa sera indossiamo l'elmo della salvezza, prendiamo lo scudo della fede per spegnere ogni dardo del nemico. Oh Rabai Kerra Maishika Rabatara Massaia. Alleluia, dichiariamo la potenza di Dio. Continua a pregare, fratello, alleluia. Sorella, continua a pregare nel nome di Gesù. Oh, alleluia. Rokarabatara Mansharabaketarama. Oh Rakatala Mashika Rabataya Ramakitalamai. Derebekea Simakaya. Continua a pregare, continua a invocare il nome di Gesù. Continua, alleluia, ad alzare la tua voce, a chiedere una fresca unzione dall'alto, a chiedere quella potenza, quel rinnovamento. Oh, alleluia, vogliamo ancora, alleluia, rafforzare quel contatto con il Signore. Oh, perché il nostro Dio è spirito, e chi lo adora lo deve adorare in spirito e in verità. Alleluia, chi prega deve pregare in spirito e in verità. Alleluia, chi lo segue lo deve seguire in spirito e in verità. Oh, alleluia, non badare alle circostanze, non badare al mondo materiale, alleluia, non badare a ciò che vedono i tuoi occhi carnali. Alleluia, vai avanti in spirito e in verità. Oh, alleluia, per mezzo della fede, per mezzo dell'unzione. Oh, alleluia, per mezzo della verità, la parola di Dio. Amen, la parola profetica più certa. Oh, alleluia, alleluia, prega, prega, lascia ogni cosa ai piedi del Signore. Oh, alleluia, lascia i tuoi pesi, lascia le tue paure, lascia i tuoi pensieri. Alleluia, non essere in ansietà per cosa alcuna. Oh, alleluia, ma in ogni cosa, alleluia, metti la tua vita ai piedi del Signore. Alleluia, metti la tua vita nelle mani del Signore. Alleluia, il Shaddai è qui, alleluia, l'Onnipotente è qui, il Dio vivente è qui. Signore, ti preghiamo. Oh, alleluia, ancora in questa serata, Signore. Oh, alleluia, vogliamo renderci ai tuoi piedi, Signore. Vogliamo prostrarci ai piedi tuoi, grande Re, Maestro, Padre, Signore, alleluia, Salvatore nostro. Lasciamo ogni cosa ai tuoi piedi, Signore, alleluia, e prendiamo, Signore, quella forza spirituale, alleluia, e scacciamo via le tenebre, alleluia, 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 alleluia. Oh, cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Oh, alza la tua voce, Signore, Kei Shamatea. Alleluia, alleluia, alza la tua voce al Signore. Alza la tua voce a Gesù. Alza la tua voce, alleluia. E il Signore ti rialzerà. Il Signore ti rinnoverà. Amen, alleluia. Nel nome di Gesù, alleluia. Non andare a dormire nell'abbattimento, nella preoccupazione, nella paura, ma vai a dormire nella pace, oh, nella pace di Cristo, alleluia, in comunione con lo Spirito Santo, alleluia, intervieni Padre, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, benedici ogni fratello, ogni sorella, Padre, in questo momento una fresca unzione, fiumi d'acqua viva, alleluia, 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 il frutto dello Spirito, alleluia, alleluia, alleluia. Sì, Signore, ti preghiamo per i matrimoni, Signore, restaura i matrimoni, metti pace nei matrimoni, Signore, scaccia via ogni tenebra dai matrimoni. Oh, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, alamatare vecchia scemetei. Oh, alleluia, alleluia, perdona, Signore, guarisci, alleluia, libera, Padre. Oh, alleluia, spezza le catene, alleluia, nei mariti,
nelle mogli. Signore, alleluia, trasforma il cuore, trasforma, Signore, il carattere, illumina la mente, alleluia. Ora mai kei shamai tiria samahaya che le mette a so, alleluia, nel nome di Gesù. Signore, sottometti questa carne, sottometti l'orgoglio, Signore, alleluia, alleluia, scacciamo via ogni apparenza di male. Alei shekei, toma saia, ai menshuri che te, alleluia, mette toto shakai, arebeto shikia, alleluia, alleluia, scacciamo via ogni apparenza di male. Oh, scacciamo via, alleluia, ogni apparenza di male vada via nel nome di Gesù. Padre, dichiariamo per fede il soffio dello Spirito Santo che purifica, che libera, alleluia, alleluia, che rinnova, alleluia, i matrimoni, le famiglie. Signore, distruggi le fortezze, i ragionamenti, Padre, ogni cosa contraria che non viene da te la distruggiamo, alleluia, con le armi dello Spirito. Alleluia, prendi le armi dello Spirito, prendi le armi spirituali, oh, della preghiera, nel nome di Gesù, alleluia. Invadi le nostre vite, invadi le nostre case, incamaitei shamahai, ricolma, inonda, Signore, con un fiume di gloria, alleluia. Visita quei cuori afflitti, visita l'anima ribelle, Signore, alleluia. Rivelati, manifestati, che ogni cuore abbia un incontro con te, oh Dio della gloria, oh alleluia. Metti dei cuori nuovi, alleluia, metti un cuore nuovo, alleluia, nome di Gesù, alleluia, 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 nel nome di Cristo c'è vittoria, c'è potenza, alleluia, alleluia. Alza le mani al Re di gloria, a Cristo, il Figlio di Dio, alleluia, alleluia. Questa è l'ora della preghiera, oh alleluia, questa è l'ora del sacrificio della sera. Oh, ramai shamateki andou shima arebetika mashaya, presentati davanti a Dio, alleluia, come un sacrificio vivente, alleluia. Sforzati, combatti il combattimento della fede, alleluia, perché nel nome di Gesù abbiamo la vittoria. Oh alleluia, 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 oh alleluia, nel nome di Gesù. Signore, ti adoro, ti amo, Cristo, alleluia. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te, Signore, alleluia. Ancora imploro la tua misericordia, Signore, alleluia, soccorri, alleluia. Signore, guarisci gli infermi, alleluia, del tuo popolo, abbi pietà degli infermi, Signore, dei nostri parenti, dei nostri familiari infermi che non ti conoscono, la loro anima è in pericolo, Signore, abbi pietà, salva, alleluia, dal coma, salva, Signore, dal cancro, salva, Signore, dalle malattie incurabili, Signore, ma soprattutto salvali dal peccato, salvali dall'inferno, alleluia. Neberai tamasso kimashia, alleluia, nel nome di Gesù, kamato ashea, chiedi al Signore, alleluia, olemeikia ramaishai, che la tua preghiera sia un fuoco, alleluia, che bruci le tenebre, alleluia, un fuoco dello Spirito, la tua preghiera sia incandescente, sia accesa, digli, Signore, accendimi, alleluia, accendi la mia vita, oh alleluia. Io lo voglio dire al Signore, ho bisogno di più fuoco, alleluia. Signore Gesù, accendi ancora la mia vita, alleluia, 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 la
Shekinah la gloria. Aleisha materi massomatia. Alleluia, alleluia. Il fuoco del cielo, il fuoco dello spirito, alleluia, lo ricevo. Alleluia, quel fuoco che brucia l'iniquità. Alleluia, quel fuoco che brucia l'iniquità, che brucia la carnalità. Oh, quel fuoco che brucia. Alleluia, alleluia, ogni male va via nel nome di Gesù. Ogni male vada via. Alleluia, dalla tua casa, dalla tua famiglia. Alleluia, dal tuo cuore. Alleluia, per fede lo dichiariamo. Oh Cristo, Dio della restaurazione, Dio della salvezza, Dio della gloria. Alleluia. Arabashai demete che vesso. Signore, abbraccia quei cuori che hanno bisogno di un incontro con te. Signore, alleluia. Siamo assettati di te, assettati di gloria, assettati di giustizia, assettati di Gesù. Orrei che la meshei. Ora ma chi andare a Bacò. Alleluia, alleluia. Potenza di Dio. Alleluia, ti adoro. Signore, mi umilio, mi abbasso, sono un servo inutile, sono qui solo per grazia, non ho alcun merito, ma è Cristo che vive in me, la speranza della gloria. Alleluia, alleluia. Ramashai davada kassea. Aiutaci a essere consacrati, o a essere come dei nazirei per te. Alleluia. Metti nei nostri cuori un desiderio, uno zelo, una passione, alleluia, per la consacrazione. Oh, alleluia, vogliamo essere veri adoratori, veri adoratori, in spirito e in verità. Alleluia, in Cristo il benedetto in eterno. Alleluia. Oh, alleluia. Oh, ramahasso terebekea. Oh, shamai kita malikendolo. Ablei ki anderia. Un grande fuoco nel tuo cuore. Una fiamma potente. Oh, alleluia. Alleluia, alleluia. Fai ardere ogni cuore, Padre. Oh, rimanscerebbe te. Aggrappati a Cristo, aggrappati alla potenza di Dio, aggrappati a Gesù, allo Spirito Santo, alleluia, aggrappiamoci. Oh, alleluia. Sì, Signore, prepara i nostri cuori per ascoltare la parola, Signore. Prepara il nostro cuore, apri la mente, rendi la nostra anima come un terreno fertile, Signore. Alleluia. Abbiamo bisogno ancora, Signore, di meditare la tua parola, perché in essa troviamo la nostra delizia, la nostra forza, la vera vita. Alleluia. Nella parola. Alleluia. Il verbo, la verità. Ti amo, Gesù. Ti adoro, ti adoro, oh alleluia, ti adoro, Signore Gesù Cristo, sei il re della mia vita, oh amen, alleluia, alleluia nel nome di Gesù, oh alleluia. Che la pace di Gesù Cristo sia con voi ancora questa sera. Amen, alleluia. Che la grazia di Gesù Cristo sia con voi. Che la luce del suo volto risplenda su di voi. Amen, alleluia, alleluia. Parlaci, Padre, con la tua parola. Grazie che tu apri ogni cuore, Signore. Grazie che tu ci dai saggezza e conoscenza per intendere la tua parola. Oh, alleluia, nel nome.
nome di Gesù. Vogliamo aprire la Bibbia, gloria a Dio. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Signore, benedetto il nome di Gesù. Oh, recamashara makandele messia. Gloria, gloria al Cristo, al Nazareno, al figliuolo di Dio eterno, alleluia. Meraviglioso il nome del Signore, alleluia. Grande sei tu, Signore. Oh, alleluia. Vogliamo dedicare ancora qualche minuto alla lettura biblica, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Salmo 96. Vogliamo continuare nella riflessione dei salmi. Amen. Dio benedica tutti voi, soprattutto coloro che con un cuore sincero, con un cuore umile, vogliono ascoltare la parola di Dio. Nel nome di Gesù. Salmo 96, al verso 1 dice: la santa parola di Dio, cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno un canto nuovo, cantate all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Sei tu un abitante di questa terra? Stai vivendo tu nel pianeta Terra? Stai vivendo in questa terra? Allora tu devi cantare al Signore. Allora tu devi lodare il Signore. Allora tu devi veramente, alleluia, dedicarti ad adorare Dio. Se sei un abitante di questa terra, cioè se tu hai la vita, se tu hai ricevuto il dono della vita, tu devi ringraziare Dio, non devi essere un ingrato, non devi essere un indifferente, non devi avere un cuore insensibile. Se in questo momento stai respirando, è perché Dio ha ancora misericordia di te, ti sta dando la vita, ti sta dando ancora il soffio, l'alito di vita, affinché tu possa conoscere Lui prima che sia tardi. Perché se tu lasci questa vita senza la fede in Cristo, ti perdi per l'eternità, ti perderai irrimediabilmente per l'eternità. E questo è qualcosa di terribile. Sarebbe meglio non essere mai nati che andare a finire alla perdizione e all'inferno. Perciò, come dice questo salmo, ti consiglio di iniziare a cantare a Dio. Cantare a Dio significa che tu lo lodi, che tu lo ringrazi, cioè che tu inizi ad aprire il tuo cuore a Lui. Perché ogni essere umano ha una facoltà che Dio l'ha dato, cioè di scegliere, di decidere. Dio offre a tutti questa possibilità. E il Signore questa sera, se tu stai ascoltando questo messaggio, il Signore ti sta chiamando anche a te, affinché tu lo riconosci, alleluia, come unico vero Dio e Signore e Salvatore, affinché la tua vita sia una vita di lode per lodare Dio e non sia più una vita peccaminosa, una vita malvagia, una vita ribelle, una vita maledetta, una vita indemoniata. Dove andrai a finire se continui a vivere in quel modo? Tu hai bisogno di diventare un uomo di Dio, tu hai bisogno di diventare una donna di Dio, un adoratore del Re dei Re, una persona che lo loda. E qui
nel Salmo 96, al verso 1, dice: cantate all'Eterno un canto nuovo. Il Signore ci chiama a cantare a Lui. Tu sei stato creato per cantare al Signore, cioè per lodare il Signore, per glorificare il Signore con la tua esistenza, per avere una comunione con Lui, cioè un contatto con Lui. Tu hai bisogno di riconoscere Cristo prima che sia tardi. Tu devi iniziare a lodare Dio invece di dire tante parole inutili, tante sciocchezze, tante stupidaggini, tante parole vuote, insensate, parole malvagie, tante parole inutili. Tu devi iniziare a proferire parole di lode. Devi iniziare a dire alleluia, Signore sei grande, Gesù Cristo ti lodo, Gesù Cristo ti adoro, Gesù Cristo grazie per la vita, grazie per la salvezza, grazie Signore per la tua misericordia. Riconosci la misericordia di Dio. Quante volte il Signore ti ha protetto la vita, tu dovevi già morire, hai avuto degli incidenti che dovevano essere mortali, hai avuto degli incidenti che sei uscito vivo per miracolo e ancora ti ribelli alla misericordia di Dio. Questa sera ti esorto a pentirti, ad abbandonare la via malvagia. E anche tu che forse dici di credere ma vivi una vita falsa, una vita carnale, una vita nell'inganno, nell'ipocrisia, ti esorto a pentirti, perché anche a te al Signore, alleluia, ti dà una nuova opportunità. Quante volte Dio ti ha preservato la vita, tu dovevi essere già morto, ma il Dio della misericordia ti ha preservato, perché se morivi quel giorno tu andavi all'inferno. Allora Dio ti ha dato una nuova opportunità ancora questa sera, uomo o donna che ascolti, affinché tu possa cantare a Dio, lo possa lodare, lo possa glorificare. La tua vita deve lodare Dio e non più vivere nel peccato. Qui il Signore dice: cantate all'Eterno un canto nuovo. Dio vuole che tu canti un canto nuovo. E questo in modo particolare per i credenti, per i suoi figli, per i convertiti. Dio vuole che noi cantiamo un canto nuovo. Cioè ogni giorno ci deve essere in noi una nuova espressione di lode, una nuova espressione di ringraziamento. Ogni giorno deve uscire da te un canto nuovo, un ringraziamento nuovo. Amen, alleluia. Tu devi alzare a Dio, elevare a Dio, offrire a Dio un canto nuovo. Questo è quello che noi dobbiamo presentare a Dio, un canto nuovo, una lode che si rinnova giorno per giorno. Ma come puoi cantare un canto nuovo? Come puoi offrire a Dio un canto nuovo se dentro di te hai ancora un cuore vecchio, un cuore vecchio, un carattere vecchio? Se ancora vivi nell'uomo vecchio, vivi ancora nei vecchi pensieri, nei vecchi desideri, tu che ti proclami cristiano, tu che dici di essere cristiano evangelico, come puoi cantare un canto nuovo con un cuore vecchio, con quei pensieri vecchi, con quel modo di fare dell'uomo vecchio? Come puoi offrire a Dio un canto nuovo con un cuore vecchio, con un cuore
pieno di vecchi desideri, di vecchi peccati che non vuoi lasciare, di vecchi sentimenti, di vecchie passioni. Ti ricordi delle cose vecchie? No! La Bibbia dice: se uno dunque è in Cristo, alleluia, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se tu vuoi offrire a Dio un canto nuovo, tu devi essere una nuova creatura. Devi avere un cuore nuovo. Devi avere uno spirito nuovo. Devi avere, alleluia, una nuova esperienza con Dio. La tua vita spirituale si deve rinnovare. E allora tu potrai offrire a Dio un canto nuovo. Ma se hai un cuore vecchio, un cuore vecchio, un cuore pieno di vecchi desideri, di vecchi pensieri, un cuore vecchio, un cuore in decadenza, un cuore in rovine, come puoi offrire a Dio un canto nuovo? Tu hai bisogno di rinnovare il tuo cuore, hai bisogno di rinnovarti dentro. Prima di offrire un canto nuovo, prima ti devi rinnovare te stesso, devi rinnovarti dentro, devi rinnovare il tuo cuore, devi rinnovare la tua anima, devi rinnovare la tua mente, ti devi rivestire dell'uomo nuovo affinché tu possa offrire un canto nuovo, perché se tu non ti rinnovi nello spirito tu non puoi offrire un canto nuovo, ma sei appesantito dai pensieri che Dio non gradisce. Allora noi vogliamo essere rinnovati internamente, alleluia, rinnovati nello spirito, rinnovati nell'anima, alleluia, affinché tutte quelle cose che Dio non gradisce, quei pensieri, quei sentimenti, quei desideri che a volte ci sono dentro di noi, vadano via e possiamo avere veramente uno spirito nuovo, una mente rinnovata, alleluia, uno spirito rinnovato nel Signore, e possiamo cantare un canto nuovo. Salmo 96, verso 1. Cantate all'Eterno un canto nuovo. Cantate all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Perciò, se noi siamo in vita in questa terra, noi dobbiamo cantare al Signore. Cioè, finché siamo vivi, noi dobbiamo avere un contatto con Lui. Finché siamo ancora in vita su questa terra, perché un giorno sarà troppo tardi. Se tu vuoi adorare Dio in cielo, devi adorarlo già sulla terra. Se tu vuoi lodare Gesù Cristo in cielo, prima lo devi lodare sulla terra. Se tu vuoi glorificare Dio in cielo, devi iniziare a glorificarlo già da questa terra. O abitanti di tutta la terra, lodate il Signore, cantate inni, cantate canti nuovi a Lui, abitanti di tutta la terra, perché tutti gli esseri umani hanno bisogno di convertirsi a Cristo. L'Evangelo è per tutti. Non importa la razza, non importa dove sei nato, non importa la cultura che hai. Tutti gli abitanti della terra si devono convertire a Cristo, perché non c'è un'altra via di salvezza. C'è solo una via di salvezza per tutti gli uomini, per ogni razza, per ogni popolo. L'unica via di salvezza è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Poi dice nel verso 2: cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Perché quando noi viviamo in comunione con Dio, alleluia, quando noi viviamo in contatto
fatto con lo Spirito Santo, noi possiamo cantare al Signore. Ed è un canto spirituale. Oh, alleluia! È un canto spontaneo. È un canto che esce dal cuore, dall'anima. È un canto che esce dalla parte più profonda del nostro essere. E vivendo in comunione con lo Spirito Santo, tu puoi cantare a Dio ovunque ti trovi, anche nella mente, non solo con la bocca, ma nel cuore, nello spirito, nella mente. Alleluia, dovunque ti trovi, anche quando guidi la macchina, anche quando ti trovi al lavoro, anche quando ti trovi, alleluia, in treno, sull'autobus, sulla corriera, quando ti trovi al supermercato, tu puoi lodare Dio, amen, in ogni luogo, alleluia, non soltanto nel culto della domenica, non soltanto nella corale, non soltanto con un microfono, non soltanto davanti alle persone, ma in ogni luogo. Nel letto puoi lodare Dio, puoi cantare, puoi, oh alleluia, innalzare un canto di lode, puoi proferire un canto nuovo e poi ti escono le nuove lingue e poi ti esce una lode, gloria a Dio, profonda, oh alleluia, che squarcia i cieli di bronzo, una lode che fa veramente scendere la gloria di Dio, alleluia, perché quando la gloria sale, alleluia, la gloria scende, alleluia. Quando tu fai salire un gloria a Dio verso il cielo, il Signore fa scendere la sua gloria verso la terra. Alleluia, ma tu devi alzare un gloria a Dio, alleluia, devi dire gloria a Dio, alleluia, gloria a Cristo, gloria al Re dei Re. Allora quando tu alzi un gloria a Dio verso il cielo, il Signore fa scendere la gloria sua verso la terra. Oh, alleluia, e c'è una comunione, c'è una intimità, c'è una profondità, c'è una realtà nello spirito, alleluia, nell'unzione, e dove c'è la lode c'è la presenza di Dio, perché Dio dimora fra le lodi, amen. Ecco perché il Signore ci invita a lodarlo, a cantare a Lui un canto nuovo, cioè un canto che viene da una nuova unzione, un canto che viene da una nuova esperienza, un canto che esce da un cuore nuovo, un canto nuovo che esce da un nuovo desiderio, alleluia, di lodare, di glorificare il Signore, alleluia. Oh, eskeita mahaya sia, un canto nuovo che esce, gloria a Dio, da una nuova consacrazione. Tu hai bisogno di una nuova consacrazione questa sera, tu hai bisogno di una nuova, oh santificazione, tu hai bisogno di una nuova unzione. Non ti basta l'unzione di oggi pomeriggio, non ti basta l'unzione che hai sentito 2 ore fa nel culto, tu hai bisogno di una nuova unzione adesso. Io ho bisogno, alleluia, di una nuova esperienza con Dio adesso, alleluia, alleluia, perché adesso voglio alzare un canto nuovo al mio Dio. Oh, alla sturia schebia tamachia, potenza di Dio, lode, lode al Signore, alleluia. Tu devi in certi momenti obbligare la tua anima, devi lottare contro la tua carne, devi abbattere i pensieri che ti disturbano e devi dire: anima mia, loda il Signore, alleluia, anima mia, adora Dio, anima mia, non ti dimenticare alcuno dei suoi benefici. Salmo 96, gloria al Signore. Alleluia, oh, l'importanza di elevare un canto nuovo al Signore, amen. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Se tu veramente sei una persona che vivi in comunione con il Signore e lo lodi e lo glorifichi, tu sentirai il desiderio di annunciare di giorno in giorno la sua salvezza. Quando tu vivi nella lode, tu vivi nell'adorazione, tu vivi in comunione con Cristo, tu non puoi tacere, tu senti una spinta, tu senti una forza, tu senti veramente una chiamata di annunciare, amen, di annunciare.
di giorno in giorno la sua salvezza. E oggi la Chiesa ha bisogno di ritornare a questo, ad annunciare, guardate, annunciate, Salmo 96 verso 2, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. La Chiesa, i credenti, i figli di Dio, devono annunciare di giorno in giorno la salvezza alle anime perse. La Chiesa non deve annunciare Cristo solo d'estate, quando mettono la tenda. La Chiesa non deve annunciare Cristo solo così una volta al mese. I credenti non devono annunciare l'Evangelo soltanto in qualche riunione di evangelizzazione particolare. Ma qui dice annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Questo abbiamo bisogno, fratelli. Se noi veramente viviamo in comunione col Signore, lo lodiamo, lo glorifichiamo, lo adoriamo, alleluia, viviamo veramente nello Spirito, noi sentiremo quel desiderio di annunciare giorno per giorno la salvezza. E annunciare giorno per giorno, alleluia, la salvezza vuol dire che tu ami le anime. Nel tuo cuore c'è un amore per le anime. Vuol dire che dentro di te c'è l'amore di Cristo. C'è un sentimento, c'è un desiderio, alleluia, di vedere altre persone salvate, raggiunte con l'Evangelo, raggiunte con la parola della grazia, raggiunte con la parola della verità. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Amen. Tu devi testimoniare di Gesù. Amen. Anche una sola anima, ma giorno per giorno devi testimoniare, devi parlare, devi annunciare la salvezza. Fratelli, che il Signore ci aiuti, perché questo è un richiamo di Dio a tutto il suo popolo. Al verso 3 dice: proclamate, amen, la sua gloria fra le nazioni, alleluia, e le sue meraviglie fra i popoli. Fratelli, noi dobbiamo proclamare la gloria del Signore fra le nazioni, amen. Oh, alleluia, in ogni nazione, in ogni luogo, davanti a persone di ogni nazionalità. E guardate che ultimamente in Italia e in Europa, ma particolarmente in Italia dove noi abitiamo, in Italia stanno arrivando persone di ogni razza, sotto l'impulso dell'immigrazione o sotto l'impulso delle crisi che ci sono a livello mondiale. Vengono i profughi, vengono gli immigranti, vengono persone di ogni razza. In Italia sta arrivando il mondo intero. E questo è un segno degli ultimi tempi, perché il Signore sta permettendo questo afflusso di stranieri affinché queste anime ascoltino l'Evangelo. Perché in certi paesi non lo possono ascoltare. Allora il Signore permette queste situazioni affinché queste anime vengano in Italia e ascoltino l'Evangelo che tu e io gli predichiamo, di Cristo. L'altra sera, alla gloria del Signore, mi trovavo in piazza qui nella città di Pesaro. Un paio di sere fa il Signore mi diede grazia di proclamare il messaggio della salvezza all'aria aperta in piazza. E dopo che predicavo, mentre predicavo, ho visto lì un gruppo di giovani stranieri, e il Signore mi ha spinto a parlare con loro, e ho parlato con loro in inglese, ed erano, fratelli, una decina di ragazzi pakistani, del Pakistan, che erano tutti lì comunque, che ascoltavano la parola. Io lì parlavo di Gesù Cristo. Loro mi dicevano: sì, noi siamo musulmani. Loro mi dicevano le loro cose, le loro ideologie, ma io gli parlavo di Cristo. Annunciate di giorno in giorno la salvezza. Gli dicevo: solo Gesù Cristo è il Salvatore che Dio ha mandato.
e lì parlavo dell'Evangelo a questo gruppo di pakistani. Oggi, ascolta, stiamo arrivando ai punti che per andare in missione non c'è più bisogno di andare chissà dove, in Africa, perché ormai le persone, le nazioni stanno arrivando in Italia. In Italia trovi gente di ogni nazione. Vuoi predicare i cinesi? Trovi dei cinesi. Amen. Vuoi predicare i russi? Trovi dei russi. Vuoi predicare gli ucraini? Ci sono gli ucraini. Vuoi predicare i romeni? Ci sono i romeni. Predichiamo gli albanesi? Ci sono albanesi. Vuoi predicare i marocchini? Ci sono marocchini, senegalesi, africani. Ci sono, oh alleluia, tedeschi, bianchi, neri, spagnoli, sudamericani, brasiliani, americani. C'è di tutto, fratelli. Ci sono anime perse di ogni nazionalità in Italia. Alleluia. E noi dobbiamo predicare a tutti. Da chi masciaia, tu non puoi predicare solo agli italiani, tu non puoi predicare solo ai siciliani. Oggi tante chiese sono piene di siciliani e gli altri, mio Dio, abbi pietà. Tu non devi predicare solo a quelli che vuoi tu, a quelli che ti conviene. Oggi vediamo chiese che predicano solo a gente della loro razza, chiese sudamericane predicano solo ai sudamericani. Chiese di equadoregni predicano solo gli equadoregni. Chiese africani predicano solo gli africani. Chiese rumene predicano solo i rumeni. E gli altri? Cosa fai con gli altri? Tu devi predicare a tutti. Alleluia. Non trovare scuse. Tu devi predicare a gente di ogni razza. Oh, alla kishore kendabia so. Tu devi predicare ai russi, ai cinesi, ai giapponesi, agli africani, ai peruviani, ai cileni, agli argentini, agli africani. Oh, alleluia, ai marocchini, ai tunisini, agli egiziani, ai rumeni, agli albanesi. Alleluia, devi predicare a ogni creatura, perché Cristo è il Salvatore del mondo. Alleluia, alleluia. Tu non puoi predicare solo a quelli che vuoi tu. Vuoi predicare solo agli italiani? Vuoi predicare solo a quelli che tu vuoi? Tu stai facendo una discriminazione. E questo è un pensiero malvagio. Bisogna ravvedersi anche di queste discriminazioni etniche. Tu non puoi predicare solo ai brasiliani. Tu non puoi predicare solo ai sudamericani. Tu non puoi predicare solo a quelle persone che vuoi tu, predichi solo ai rumeni o predichi solo agli africani. E gli altri? Tu devi predicare a tutti. Alleluia. Chi ha orecchi da udire oda, tu devi predicare a tutti. Tu devi parlare di Cristo a tutti. Amen. Tu devi parlare a ogni anima. Gloria a Gesù, perché ogni anima senza Cristo è perduta. Proclamate la sua gloria fra le nazioni. Amen. Predicate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra i popoli. Fratelli, prendiamo forza per proclamare la gloria del Signore, per proclamare le meraviglie di Cristo a ogni creatura che il Signore ci spinge a predicare, perché dobbiamo essere guidati da Lui. Ma quando Lui ti guida, non ti tirare indietro. Amen. Perché lo Spirito Santo è su di noi. Vogliamo ringraziare il Signore per questa parola, per questa riflessione, per questo messaggio, che ancora in questa serata, in questa sera il Signore ci ha dato. Gloria a Dio, Padre, grazie. Oh, alleluia. Signore Reba Keia Shamatai. Oh, Re Kete Rebe Shia. Alleluia. Padre Onnipotente, ti ringrazio per la tua parola. Alleluia, grazie Signore. Oh, Eleishari Matekere Benso. Alleluia, Padre, grazie. Oh, per la tua bontà, Signore. Oh, per la tua fedeltà, la tua presenza, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie Padre, oh, nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, alleluia. Signore, ti ringraziamo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Padre, ti ringraziamo per la tua parola. Signore, la tua parola è vita. Signore, noi vogliamo accogliere con umiltà l'esortazione, Signore. Alleluia, il richiamo, l'invito dello Spirito Santo, e vogliamo cantare a te, vivere una vita di lode, di ringraziamento, una vita, Signore, di consacrazione. Padre, aiutaci, alleluia, ad avere ogni giorno un cuore nuovo, un cantico nuovo, una nuova unzione su di noi, alleluia, per glorificarti, per adorarti, per ubbidirti, alleluia, e per, Signore, annunciare di giorno in giorno la tua salvezza, anche se fosse una sola anima. Oh, alleluia, Signore, apri cuori nei nostri luoghi di lavoro, Signore, in ogni luogo dove ci muoviamo, in ogni luogo dove tu ci porti, alleluia, vogliamo annunciare di giorno in giorno la tua salvezza. Oh, vogliamo essere veri adoratori, vogliamo essere messaggeri di Cristo, ambasciatori del tuo regno in questa terra. Signore, alleluia, aiutaci a tenere alta la bandiera dell'Evangelo. Signore, aiutaci a proclamare la tua gloria fra le nazioni. Alleluia, le tue meraviglie fra tutti i popoli, Signore. Metti il tuo amore, Signore, nei nostri cuori. Alleluia, ho bisogno di più amore. Ho bisogno di più amore. Alleluia, per predicare il messaggio dell'Evangelo. Oh, alleluia, ho bisogno di più amore, Signore. Alleluia, per le anime nel nostro cuore, nel mio cuore. Aiutami a vedere con occhi d'amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Aiutami, Signore, a lodarti in ogni tempo. Aiuta i miei fratelli, le mie sorelle, rivestili, Signore, di una fresca unzione. Alleluia, Signore, alziamo la nostra mano davanti a te, alziamo il nostro cuore davanti a te, alziamo, Signore, alleluia, le nostre mani in tua presenza per ricevere da te, oh, quella fresca unzione, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riceviamo ora, alleluia, alleluia, quella fresca unzione, quella fresca unzione, alleluia, che viene dal cielo, che scende dal Padre degli astri luminosi, alleluia. Sì, Signore, grazie, perché ogni buona donazione, ogni dono perfetto scende dall'alto. Alleluia, alleluia. Donaci, Padre, oh, quell'unzione, quei doni spirituali di cui tanto abbiamo bisogno. Alleluia, quella carità nei nostri cuori. Alleluia, facci essere ripieni della tua carità, del tuo amore, Signore. Perdona ancora le nostre mancanze, Padre. Perdona ancora le nostre imperfezioni. Perdona ancora i nostri peccati. Alleluia, rinnovaci. Ramai sceita ma chitere via so. Alleluia, alleluia. Sì, Signore, rinnovaci. Alleluia, alleluia, alleluia. Sì, Signore, rinnovaci. Alleluia, riempici, facci camminare con te. Sì, Signore, vogliamo camminare con te. Alleluia, vogliamo camminare con te. Oh, alleluia, camminare con te in spirito e in verità. Sì, sì, sama. Oh, le besceca te ribecchei ante. Camminar con te. Alleluia. Camminar con te. Oh, Gesù.
Signore, avvolgici con la tua presenza. Oh, vogliamo manifestare la tua gloria, proclamare la tua gloria fra le genti di ogni razza, alleluia, di ogni popolo, di ogni tribù. Facci parlare, Signore, con gli italiani. Facci parlare di Cristo con gli europei di ogni nazione, con i sudamericani, con gli americani, alleluia, con ogni persona di ogni razza, alleluia, con gli africani, con gli arabi, alleluia, con gli, alleluia, asiatici, nel nome di Gesù, alleluia. Vogliamo parlare di Cristo, alleluia. Vogliamo parlare di Cristo, alleluia. Signore, riempi ogni cuore, riempi ogni cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, riempili di te. Oh, grazie Padre, riempi ogni cuore, Signore. Sherabakatashai. Sì, Signore, dissolvi qualsiasi tenebra. Signore, sgrida ogni tenebra. Signore, sgrida ogni ostacolo. Nel nome di Gesù vogliamo andare avanti con te, poiché l'Eterno è grande e degno di somma lode. Egli va temuto sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Gesù Cristo ha fatto i cieli, alleluia. Il nostro Dio ha fatto i cieli, alleluia. Benedetto il Signore. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza sono nel suo santuario. Date all'Eterno, o famiglie dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Alleluia. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Portate gli offerte, venite nei suoi cortili. Alleluia. Prostratevi davanti all'Eterno nello splendore della sua santità. Tremate davanti a Lui, o abitanti di tutta la terra. Grazie Padre, a Gesù Cristo tutta la gloria. Alleluia. Sì Signore, grazie.